poi ci sono io. Claudio, benvenuto. Grazie. Oggi vi presento Claudio Belotti. Buongiorno. Chi è? Ce lo racconterà lui tra pochissimo. A me solo dirvi che è un amico che conosco da un po' di tempo, che stimo moltissimo per quello che fa e per quello che scrive. Poi parleremo anche della sua abilità nello scrivere libri di successo e vedremo l'ultimo insieme. Ma come vuole questo talk, quello che scopriremo lo scopriremo attraverso le risposte che Claudio ci darà. Quindi io comincio con la prima. Claudio Belotti, sei un master trainer di Anthony Robbins, sei stato il suo rappresentante ufficiale, credo che tu lo sia anche oggi. Ma quello che vogliamo scoprire da te in questo piccolo talk è chi è Claudio, da dove viene, cosa c'è stato nel tuo viaggio per arrivare dove sei oggi e quindi per definirti una persona di successo, perché tu sei una persona di successo e, permettimi di dirlo, è un successo che hai da un bel po' di tempo. Quindi grazie. Il piacere è proprio avere qualcuno, non solo che l'ha raggiunto, perché come diciamo non è così poi difficile raggiungerlo, ma il problema è mantenere il successo. Quindi chi è Claudio, da dove viene e che domandona. Cosa ha passato nel mezzo? Che domandona. Grazie per quello che hai detto prima. Chi è Claudio? Claudio è un bambino curioso che da piccolo ha pensato che non era sbagliato essere diverso. Io ero mancino, totalmente mancino, cioè scrivevo da sinistra verso destra. E facevo domande che gli altri bambini non facevano, perché ho questo bisogno di capire le cose. E la suora Battistina, che era la suora che ha deciso che era mano sinistra lei del diavolo, non apprezzò molto il fatto che io in terza, in quarta elementare le chiesi come mai per loro era così importante che la Madonna fosse vergine, per esempio. Che è una domanda difficile, ma non era maliziosa la mia, era una domanda per di capire. E visto che le risposte non le avevo, quasi da nessuno, io ho avuto la fortuna di avere due grandi genitori che non erano colti ma erano molto intelligenti. E hanno sempre cercato di darmi la risposta corretta, o se non ce l'avevano, cercavano il modo per darmela. Quindi ho fatto sempre molte domande e ho cercato sempre di capire perché. Perché ci sono delle persone che fanno delle cose e altre delle altre. Perché il mio compagno di classe, che è ricco ed è cattivo, riceve regali di Natale belli e che io sono buono e povero, brutti. No. Domande normali, che però per me diventavano importanti, dovevo avere la risposta. E allora questa curiosità mi ha portato prima a voler viaggiare. Io volevo viaggiare perché sono cresciuto come tutti, almeno quelli della mia generazione, con il mito americano. Io avevo l'aggravante di avere un nonno che aveva fatto la seconda guerra mondiale come prigioniero di guerra negli Stati Uniti, in un posto bellissimo, quindi aveva fatto una bella esperienza. Per poter viaggiare, e non avevo tanta voglia di studiare all'epoca, più che altro perché la scuola non rispondeva ai miei perché, ho fatto la scuola alberghiera, ho cominciato a viaggiare il mondo, negli Stati Uniti ho fatto carriera, perché ero italiano, perché ero bravo, perché avevo avuto fortuna, e per imparare a gestire le persone, perché avevo un ruolo di responsabilità, ho incominciato a leggere tutto quello che trovavo, che mi potesse spiegare qualcosa sugli esseri umani, fino a quando, ora avrei bisogno di ore per raccontarla, una serie proprio di cose, come a un certo punto ho alzato gli occhi al cielo, ho detto ho capito, ho parlato di io, gli ho detto ho capito, sono caduto dentro un corso di Anthony Robbins. Ok. E da lì è incominciato tutto. Ok, infatti 20 anni fa. Ok, quindi se io ho capito bene ci stai raccontando che tutto nasce dal fatto di essere stato molto curioso, di fare domande a volte imbarazzanti per gli adulti che dovevano darti risposte che a volte non avevano, ma la cosa che mi ha colpita e che mi colpisce è il fatto che tu stai dicendo ho avuto la risposta e quasi per caso ti sei sentito trovato dentro un corso di Anthony. Parli però con chi sai che vive un modello dove si dice che nulla viene per caso, ma tutto quello che facciamo è costruito, magari inconsapevolmente, il più delle volte siamo inconsapevoli. Infatti questo progetto di Talk nasce proprio per svelare quello che qualche volta nemmeno noi abbiamo ben chiaro, a volte comunicandolo ci vengono fuori le nuove scoperte, no? Quindi 20 anni fa tu hai avuto il primo approccio con Anthony Robbins, che è un nome che conosciamo tutti. Anthony Robbins credo che
anche in Italia sia stato dagli anni 80 in poi una stella che ha pervaso questo paese e che ha cercato di portare un po' quello stile che dicevi tu prima, un po' americano, no? Del quello che vuoi, puoi, il volere potere, il pensiero positivo, l'idea di focalizzarsi sull'obiettivo. Ok, credo che tutti saremmo curiosi, prima di tutto, di sapere com'è andata la tua prima esperienza, perché hai detto mi sono ritrovato di là con la voglia di sperimentare, quindi di viaggiare, di vedere un altro mondo, ma siamo curiosi di sapere qual è stato il primo impatto con uno come Anthony, che insomma parliamo di una personalità, dire carismatica è poco, dire creativo è poco, quindi definiscicelo tu. Parliamo di più di 20 anni fa ormai, molto più di 20 anni fa. Io ero già un paio d'anni con gli Stati Uniti, quindi ero già un po', avevo già un po' capito che gli americani erano diversi e bisognava prenderli per come sono, nel senso buono del termine, non potevo fare l'italiano in America, dovevo fare l'americano in America. Avevo già letto i suoi libri, avevo già ascoltato, all'epoca c'erano ancora le audiocassette, quindi ero già stato esposto al suo messaggio, non al contesto. Nelle prime ore ho pensato su una gabbia di matti. Mi sembrava di essere in una cosa stile setta, concerto rock, gabbia di matti, magari neanche con la biochimica non tanto a posto. Dopo 3-4 ore che stavo in disparte nel giudicare tutto e tutti, ho pensato ai soldi che stavo spendendo, che erano tantissimi, e ho detto, vabbè, sono qui, sta qui 4 giorni, sto già a Roma, fai quello che fanno i romani, si dice, no? Sì. Mi sono messo in gioco. Robbins, 22-24 anni fa, era come adesso, un po' più giovane, quindi un po' meno elegante, un po' più aggressivo nel modo di lavorare, quindi fu devastante nell'impatto. Vedere qualcuno che poteva in poco tempo aiutare qualcun altro a capire, a cambiare, a prendere decisioni, fu illuminante. E io sono sempre stato molto positivo, per questo, i miei genitori mi hanno proprio... Io sono vissuto con un padre che da un giorno all'altro doveva morire, sempre, e ha vissuto 25 anni più di quanto avrebbe dovuto, grazie alla positività, con una madre che è il mio... I due primi supereroi nella mia vita sono loro. Quindi avevo già questo, però lì proprio è esploso. Ed è stato... Io mi considero fortunato, ammesso che esista la fortuna, perché ero nel posto giusto, al momento giusto, in un'età dove ero ancora abbastanza aperto per assorbire cose nuove, ma avevo già una struttura. Quindi avevo, passami il termine, capacità di giudizio, dire questo va bene, questo non va bene, questo va bene per me, questo no, questo in Italia potrà funzionare, questo lo lasciamo in California. E mi ricordo che sono tornato, io lavoravo in questo ristorante di questo albergo 5 Stelle, un ristorante bellissimo, lo gestivo io, tutte belle cose, ma era impossibile per me avere un sabato sera libero, perché il sabato sera ne facevamo il 70% del fatturato alla settimana e era un po' anche merito mio. Io torno, il giorno dopo vado dal mio capo, gli dico due cose, come è andato il weekend? Benissimo, due cose, mi merito l'aumento e sabato sera ho bisogno di aver libero. E mi dice va bene. E io dico... E in quel momento, non so se è una mia convinzione, è vero, io ho detto cavolo, non mi ha detto di sì perché gliel'ho chiesto, ma è il modo in cui gliel'ho chiesto. Quindi ho cominciato a confermare una serie di cose e lì poi... Cioè, come si suol dire, hai avuto quella funziona. Che noi definiamo nel modello strategico un'esperienza emozionale correttiva. Perfetto, cioè, esattamente. Hai potuto sperimentare quello che avevi appreso, anche, come hai detto prima, un po' inconsapevolmente, perché ti sei messo in gioco e hai detto, ok, va bene, ho pagato tanti soldi, proviamo a mettere nella cassetta degli attrezzi quello che posso prendere qui, l'hai sperimentato e hai visto che funzionava. Assolutamente. Hai avuto due risposte che non ti saresti mai aspettato. Immediata. Quindi la conferma che... alcune tecniche erano effettivamente funzionali a raggiungere i tuoi obiettivi. Da lì poi è diventata una passione, fino a quando ho detto, una delle volte che sono andato, ho finito la mia carriera a Milano al Four Seasons Hotel, quando c'era solo il Four Seasons, cioè Bulgari, il Mandri non c'erano, eravamo il albergo. Il albergo. E anche lì gestivo i due ristoranti. Un giorno sono entrato in albergo, stavo mettendo lo smoking e ho detto non mi batte più forte il cuore, non ho più la luce negli occhi di fare questo lavoro. Nel frattempo ero entrato a fare l'assistente, sai, nei corsi americani fai l'assistente gratis. Sì, ok. Sì.
I primi italiani che andavano negli Stati Uniti a fare i corsi con Robbins erano imprenditori, avevano un po' di possibilità economiche. Mi dicevano, potresti venire a farmi una mezza giornata per il mio staff? E quello mi piaceva. E ho mollato tutto. E ho incominciato una nuova Ti si è carriera. accesa la nuova stella. Io penso di avere, se voglio anche chiamarlo così, avuto successo nelle cose che ho fatto, perché qualcuno dice che la fortuna. Io dico che ho avuto il coraggio perché bisogna fare delle scelte molto difficili e fare le famose. Io dico che ci sono le notti in bianco che vale la pena fare perché hai preso una decisione che ti spaventa e le notti in bianco buttate via, che sono quelle che tu fai perché non hai deciso. Quindi fai le notti in bianco ma non decidi. Decidi notte in bianco, però. Io ho avuto la fortuna pagata a caro prezzo, nel senso buono del termine, perché. Di far sempre le cose che mi piacevano e quando non mi piace più trovo il modo di cambiarla o di fare qualcos'altro. Quindi sono stato nel posto giusto, al momento giusto, nel settore alberghiero, però io ho 14 anni, sono andato a fare la stagione, ho lavorato 4 mesi come un pazzo e sono tornato nell'albergo 5 Stelle come cliente dove e ho guardato, e mia moglie se lo ricorda, ho guardato il pavimento e mi sono messo a piangere. Perché mi ricordavo quando passavo la varichina, come si dice a queste parti, la mia parte si chiama Candeggina, Candeggina, sì. Ok, di notte. infatti, come ti ho detto prima, mi piace che tu racconti questo perché viviamo in un contesto, adesso, no? Ne parlavamo anche al di fuori di questa intervista, viviamo in un contesto dove tutto è vero che è così veloce che si perde di vista il fatto che comunque per raggiungere il successo personale e far raggiungere il successo a qualcun altro, tutto questo richiede un gran lavoro prima di tutto su noi stessi. E io l'ho fatto. E quindi magari qualcuno pensa, beh, sta parlando una persona che ci sta raccontando che si può diventare un coach importante, famoso, che aiuta gli altri, non serve studiare? No, 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 serve, come studiare? Ok, io non voglio dire questo, nel senso che oggi, sai, molti si dedicano molto a masterizzarsi, a fare cose, poi tutti e due gestiamo anche percorsi formativi, no? Delle rispettive società, tu con la tua che hai fondato tra l'altro insieme a tua moglie, se ricordo bene, Benissimo. Nancy, avete comunque dei percorsi formativi, oltre che l'aspetto della consulenza diretta o dei coaching individuali di gruppo, no? Per cui sappiamo bene quanto è importante formarsi. Non Quindi smetterò mai. siamo chiari nel dire che alla sottoscritta, ma anche Claudio, che ha fatto un'esperienza di vita tutta sua che l'ha portato, ribadiamo un concetto che, come diceva Leonardo da Vinci, non esiste buona pratica senza una buona teoria, così come non esiste una buona teoria senza una buona pratica. Quindi, se vedrete per la prima volta questo talk, sappiate che qui non diciamo che studiare non serve, anzi, bisogna No, studiare no, no, tanto, assolutamente. però bisogna anche fare, perché prima mi hai Assolutamente. detto. La differenza che senti di aver fatto nel raggiungimento del tuo obiettivo, che non so se è il tuo obiettivo o il tuo scopo, perché con te, se ti ricordi, qualche anno fa abbiamo parlato della differenza tra obiettivo e scopo, Mi mi ricordo ricordo la nostra benissimo la nostra conversazione, conversazione, la bellissima, che mi è ricordo servita anche tantissimo, a quindi me. me la sono portata con me. Quindi l'idea è che non so se tutto questo. Il fatto di formarti con un certo metodo ti è bastato a prendere quelle decisioni che dicevi prima che ti hanno fatto passare le notti in sogni, oppure se hai avuto anche altre illuminazioni con altre persone, perché abbiamo parlato di Anthony, ma credo che Sempre, Claudio non abbia sempre. studiato No, solo no, con Anthony no, 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 Robbins, ma no, per quanto ti conosco, credo che tu sia una persona, come hai detto prima, eri un bambino e sei andato a una certa età con ampie vedute, con elasticità, ma sei rimasto abbastanza aperto, mi sembra di. assolutamente sì. Io concordo tutto quello che hai detto, aggiungo, non ci sono, userò una parola che non mi piace usare riferita a me, ma parliamo di una terza persona. Non ci sono maestri che non hanno maestri, non ci sono coach che non hanno coach. Io ho la fortuna di essere sempre stato circondato da coach e maestri, ne ho uno in casa, parlando di Nancy. L'altro ieri ero in una conference call con i miei colleghi dove qualcuno mi ha dato del feedback e io me lo sono preso e sono portato a casa. Quando parlavamo prima, vai in azienda, hai a che fare con un capitano d'industria e nonostante lui ti chieda consiglio, tu sai che lui può esserti un maestro in alcune cose e quindi non vai solo vai anche a prendere. Io ho un cliente che ho seguito per tanto tempo, un signore di un certo livello, a un certo punto gli ho detto guarda, facciamo così, io vengo, beviamo il caffè e poi magari mi fattura lei a me, perché le ultime 3 volte che ci siamo visti lei mi ha insegnato qualcosa. Non bisogna mai fermarsi di studiare e una cosa che
che io dico, perché nel nostro mondo della formazione, alcuni poi diventano un po' monolitici, no? Quello che facciamo noi è giusto, tutti gli altri sono scemi. Io ho avuto i veri maestri, Robbins, o in PNL, io ho studiato da Bandler, da Grinder, da Diels, e Bandler cita altre persone e dice, no, studiate solo cosa facciamo noi, altrimenti diventi scemo, diventi stupido. Quindi cerco di imparare. Non sono sempre stato così, forse i capelli bianchi ti aiutano. A un certo punto ho incominciato a interessarmi di chi la pensa in modo diverso da me. Perché parto dal presupposto che, a meno che è stupido, allora no, ma se è intelligente forse sa qualcosa che non so. O forse può farmi vedere le cose in modo diverso. O forse anche solo il fatto che devo ascoltarlo per ribattere, è un buon esercizio. Io ricordo benissimo tutte le conversazioni che abbiamo fatto insieme e soprattutto le conversazioni dove tu mi hai detto non sono d'accordo. Perché proprio la Sono stima, state ma, diverse esatto, volte, eh. ma io sono uscito arricchito perché ho detto cavolo, ho imparato qualcosa di nuovo oppure ho visto la stessa, magari nella maggior parte dei casi, testando come sono rimasto la mia idea, ma tu mi hai fatto vedere un punto di Un'altra vista che prospettiva. non ho valutato. Quindi no. Bisogna sempre studiare. Io ho avuto per anni il complesso di inferiorità di non aver fatto l'università, di non essere laureato, fino a quando ho sentito un discorso di Steve Jobs, poi più o meno ripetuto da Bill Gates, che disse, no, io non sono laureato, ma non ho mai smesso di studiare. Cioè, non ho finito il corso di laurea all'intera università, mi sono creato un altro corso di laurea. Io sul comodino ho quattro libri in questo momento, in cui tre sto leggendo, uno è il prossimo. E cerco sempre di andare avanti. Uno perché mi piace e sono curioso, due perché altrimenti qualcuno mi sorpassa Quindi, e bravo, come cita un nostro amico in comune, chi non si forma si ferma. È Esatto. una frase, credo, che renda Non ce l'idea lo del possiamo fatto che permettere. non ci possiamo permettere. In ambito strategico, noi diamo una spiegazione anche scientifica, e diciamo che la mente che rimane ferma automaticamente non è che non cresce più, ma addirittura decresce perché la mente si atrofizza. Questo è dimostrato anche da tante ricerche scientifiche su malattie degenerative, vedi l'Alzheimer, vedi la demenza senile, dove addirittura a livello proprio clinico si dà delle prescrizioni di mantenere il paziente sempre attivo con esercizi mentali, Esatto. le parole crociate, Esatto. oppure comunque interagire con le persone e parlare. E scusa, ti Quindi interrompo, poi noi abbiamo la fortuna di avere a che fare con clienti che sono molto esigenti. ci pagano bene e quindi vogliono di più di quello che ci pagano, come è giusto che sia, e quindi noi dobbiamo essere al passo, altrimenti. Allora, io ti chiedo una cosa nello specifico perché tra l'altro il libro me l'hai mandato tu e io l'ho divorato subito, che è il Super You, tra l'altro mi hai detto prima terza ristampa, quindi Terza. sta avendo un successo incredibile. Ovviamente Non ce l'aspettavamo neanche noi. divorato subito perché Super You, come dici tu nell'introduzione, tutti pensiamo che i supereroi siano roba da cartoni animati, da fumetti, e invece tu ci spieghi come ognuno di noi, anzi non solo ce lo spieghi, e quindi vi suggerisco a chi non l'avesse ancora fatto e vedrà questo talk di leggervelo, perché non solo suggerisce, ci dai proprio delle indicazioni, ci porti dentro delle argomentazioni che possiamo veramente sperimentare, quindi non ti dico che l'hai scritto da Dio perché lo sai da solo. Il successo parla quando i Grazie. libri, come dire, si vendono, parlano da soli. Ma la cosa buffa è che appunto tu ci inviti a indossare il mantello e la maschera e a tirar fuori il super io che c'è dentro ognuno di noi. Quindi non lo so, io potrei. Al femminile ci viene subito in mente Wonder Woman, no? Io potrei incarnare Wonder Woman oppure fare, non lo so, l'Amazzone, andando nei tempi più indietro, oppure non lo so. La mia curiosità, scusami se io ora faccio una domanda che può apparire banale, ovvero un po' poco scientifica. Ma adesso, dopo che hai scritto questo libro, no? Quando tu vai da un cliente e gli proponi di indossare maschera e mantello e ti fai un film su quale supereroe potrebbe diventare, cioè quindi o essere l'uomo ragno, non lo so, Batman, ti fai queste idee oppure sei Allora, scevro, riesci a mantenere? la maschera al mantello no. Ok. Quale supereroe potrebbe essere? Sì. Sì. Tutto nasce, ovviamente è una metafora. Perché Sì. io penso sempre che il cattivo e il supereroe hanno lo stesso passato. Arriva un momento tragico dove qualcuno gli fa del male, ingiustamente,
il supereroe decide di trasformare questa cosa in positivo, diventare Batman. Beh, l'evento, il cattivo potremmo anche, perdonami, ma io sto pensando sempre alla mia vita e alla vita delle persone che incontro. Il cattivo potrebbe essere anche l'evento traumatico che ti capita. Assolutamente, Pensiamo ad assolutamente. esempio alla tragedia di adesso dei terremoti che accadono, quello Esatto. è il cattivo, è il lato cattivo che la Esattamente. vita ti presenta e Esatto. incontro, no? E come farà adesso, L'anticipo che ti come chiedo. risponderanno la Bravo, popolazione? Risponderà certo. diventando un popolo straordinario, quello, ancora più caparbio, generoso, o diventerà acido? Da Certo. quanto stanno facendo sembra che diventeranno ancora più caparbi, fieri, generosi. Certo. In più, io sono il mio primo grande maestro, nel libro lo dico anche forse troppe volte, per me è stato David Bowie, che è stato uno dei più grandi artisti della nostra storia, che purtroppo ci ha lasciato, quindi. E lui diceva sempre: Sì, non ce sono. ne eravamo accorti che era il tuo più grande maestro, E lui anche dai dice. post che hai Infatti, pubblicato. molti mi dicono: basta, Claudio, ho detto, toglimi Beh, l'amicizia, ma io vado avanti. grande, grande artista, grande artefice di una vita veramente vissuta con un esempio straordinario. Esatto, Certo. persona che aveva tutte le caratteristiche della generosità, della genialità, Sì. e lui una volta disse: sono solo una persona normale con il potenziale da superuomo, ma non era autocelebrativo. Molti artisti dicono a tutt'oggi, grazie a lui, io ho visto un futuro che pensavo non potessi, non mi immaginavo per me. Ho capito che essere diverso poteva essere una cosa bella. Non dobbiamo essere tutti uguali, anzi, se sei diverso, valorizza. Infatti, superiore non si intende, tu sei super rispetto agli altri. Cos'hai tu di super? Che poi la benzina supera solo pochi ottani in più dell'altra, ma quei pochi ottani fanno la differenza. Quindi l'idea è, invece di guardare le cose dove tu sei uguale agli altri, guardali magari l'una, due cose che ti rendono super e valorizza quelle in modo, e aiuta, e lascia lo spazio agli altri di fare lo stesso, ovviamente, perché non è una gara. Perché poi i supereroi dei fumetti, negli anni, e ultimamente sempre di più, si mettono insieme. All'inizio combattevano, poi a un certo punto dicono: aspetta, siamo tutti supereroi, combattiamo contro i cattivi. Ok, noi parliamo e raccontiamo alle persone come si fa a raggiungere il successo, come si fa a mantenerlo. E il come si fa, ecco, come abbiamo parlato Circondi con di te gente che non prima, ti permette di con fare nient'altro. Bravo, cioè nel senso, quali sono anche state le situazioni dove sei stato provato, qual è stata la fatica, qual è stata la situazione che ti ha veramente messo in difficoltà emotiva, razionale, irrazionale? Quelle situazioni, come hai detto prima, non dormo la notte per prendere una decisione, però come hai detto ci sono situazioni traumatiche che la vita ti presenta a volte e lì sei anche costretto, no? A saltare a volte nel buio, perché a volte non hai neanche il tempo di prendere una decisione così ponderatamente. C'è stato qualche... Lasciare una carriera scritta. Quando io ho dato le dimissioni al Four Seasons, il direttore, persona che io stimo tantissimo, è stato un grandissimo maestro, lo è ancora direttore tra l'altro lì, mi disse: ma ti rendi conto di quello che stai buttando? Tu hai una carriera garantita in questa compagnia? E io quella notte non ho dormito. Ok, solo una notte non hai No, un dormito, paio tanto di per, notti. tanto per capire, Un paio di notti, perché gli giusto per. ascoltatori poi si No, no, chiederanno, tante beh, una notti. notte sola, Tante male notti. di poco, No, no, insomma. tante notti. La notte prima di, la sera prima di sposarmi non ho dormito. Ho Ok. guardato il muro tutto perché ho detto: cosa sto facendo? Il giorno in cui mia moglie mi ha detto: siamo, perché nei paesi da dove viene lei si è incinta insieme, anche se è improprio perché Siamo siamo incinta. incinta, non ho dormito, Ok. pensando se sarei stato in grado di gestire. Quindi anche tu hai combattuto con la paura. Tutti i giorni. Quando ho scoperto che una persona di cui mi fidavo ciecamente, con la quale avevo passato molto del mio tempo professionale, facendo scelte di rinunciando, anche se chi sceglie non rinuncia, no, era un po' di tempo che non mi diceva tutta la verità, e quindi mi sono svegliato da un torpore, ho capito che dovevo fare una scelta che era la scelta giusta, ma voglia di fare, che era mollare tutto e ricominciare da capo, che non era ricominciare da capo, però funzionava tutto. E la paura di affrontare, di vedere cosa succederà, sarò abbastanza bravo. Quante volte hai ricominciato tutto? È un paio di volte. Un paio di volte nella tua vita. Ok, perfetto. Ma una cosa che mi ha veramente, che mi è piaciuto e che ho letto, e tu mi dirai cosa c'entra questa con il successo, e per me invece c'entra molto, è il piccolo paragrafo dove tu dici sii riconoscente.
uso questo, cioè, considerate che è un libro, insomma, è oltre 200 pagine, quindi ci sono tante cose da dire, no? Però il sì riconoscente è qualcosa che in questo momento di nuovo, perlomeno nelle mie realtà dove vado al lavoro, con le persone con cui mi confronto, è qualcosa che ci siamo dimenticati. Quanto secondo te l'essere riconoscenti può impattare veramente nel mantenere il livello di successo? Il 1000%, perché ti dà la possibilità, uno, di non montarti troppo la testa, perché diventi pensi che sei stato tu bravo, invece no, sei stato bravo, sicuramente tu hai fatto la tua parte, ma c'è qualcun altro, qualcos'altro. Due, ti aiuta a mettere in prospettiva tutto. C'è un modo per star bene, paragonarsi a chi sta peggio. A me non piace quel modo, a me piace rendermi conto che delle cose che per quelli che chiamo problemi, per molte persone sono sogni, li sognano proprio. Non solo, io ho avuto un grande maestro che mi ha insegnato a meditare, un allievo diretto di Maharishi, di Sai Baba, proprio uno di quelli veri, tra l'altro un businessman, e lui disse, dice universo per non dire Dio, perché così non è, dice almeno universo vuol dire tutto niente, dice l'universo è come un albero di mele, che ti dà una mela. Se tu gli chiedi due mele, lui non mica te le dà, ma se tu prendi la mela, la mangi, e mentre la mangi te la godi, l'albero dice, ma guarda questo qua, come si gode la mela, domani gliene do due. Ovviamente lui dice questo per incominciare, tu non sei riconoscente per avere di più, tu sei riconoscente perché nel momento in cui sei riconoscente, uno, rendi merito a qualcosa o qualcuno, due, davvero le cose te le godi di più se sei riconoscente. E devo scomodare ancora qui anche Bowie. E racconto sempre questo aneddoto, David Bowie riceve il sassofono di plastica da suo fratello, incomincia a suonare questo sassofono di plastica, la mamma dice, ma questo qua... Potrebbe, dai, gli regalo un sassofono sgarruppato. Lui va dall'unico musicista che c'è nel quartiere per chiedergli di insegnargli a suonare. E il musicista dice, va bene, costa X sterline all'ora, non ce le ho. Vabbè, quanto c'hai? Gli dice, meno di un terzo. Va bene. 20 anni dopo, quando David Bowie è negli Stati Uniti ed è ormai una rockstar e sta per registrare un album, c'è un pezzo di sassofono da suonare che lui potrebbe suonare benissimo. Chiede alla sua segretaria, trovami il mio ex maestro, che è ancora nella stessa casa, gli manda un biglietto di prima classe, lo porta da Londra a Los Angeles, gli fa fare un pezzo, lo mette nei musicisti, gli paga, perché dice, se non fosse per te io non sarei mai diventato quello che sono diventato. Chiamasi riconoscenza. E questo maestro diceva, non mi ricordavo neanche più, dice, e io invece no, me lo ricordo. Chiamasi... Voglio dare merito a chi si merita questo merito, anche perché se lo do un po' via, evito di darmelo tutto a me, che poi tornando mi monto la testa, penso che sono tutto io. Quindi al mantenersi anche umili, nel senso non sono tutto io, mi monto la testa e quindi se E poi è riconosco a bello qualcun essere altro parte di riconosciuti. quello che sono, sai, io anch'io come te ho dei figli, no? Ne ho due, ormai un po' adulti, quello che ho sempre pensato è quello che ho sempre cercato di trasmettergli è un concetto basico. Si parla tanto di leadership, no? Si parla di leader, ma dal mio punto di vista il leader è quel qualcuno che non solo riesce a far muovere altre persone e a dargli degli obiettivi, no? Perché in termini di organizzazione di aziende si parla di questi scenari della leadership. Ma dal mio punto di vista invece un leader è quello che riesce a cambiare le cose, ma rimanendo Concordo, se stesso. concordo, Cioè, nel senso, ricordati da dove sei venuto, concordo. datti ovviamente uno scopo tuo, che sia il tuo, ma ricordati da dove provieni e ricordati anche che se sei arrivato là, il merito non è proprio solo tuo, perché è un leader nel momento in cui ha dei seguaci. Se non hai nessuno, non sei un leader, sei leader da solo. Il che significa che qualcun altro, come hai detto tu prima, ti ha permesso, ti ha sospinto ad arrivare. E questo, secondo me, è E se appunto sei il leader, devi riconoscere. essere riconoscente ai tuoi, chiamali come vuoi, Perfetto. follower, perché se non ci fossero tu, gli Benissimo. Non americani saresti dicono, leader di se non ci sono nessuno. gli indiani non puoi essere tu un capo tribù, il Va capo tribù sei solo? Non sei un capo tribù, bene. Ok. assolutamente, è tutto interconnesso, assolutamente. E poi la riconoscenza, parlando di paura, quasi provato scientificamente, che la gratitudine è l'unica emozione che annulla la paura, perché il coraggio non annulla la paura. Ok, allora il nostro tempo, come dire, per questa intervista si chiude, ma si chiude con un'altra ultima domanda per te. Che cosa farai da grande? Me lo sto chiedendo e visto che quest'anno ne faccio 50, quindi sto diventando maggiorenne, mi voglio prendere qualche mese per capire, per decidere. Quindi ci stai dicendo, per dirlo a tutti, Potrebbe che non esserci un... si finisce mai di prendere decisioni. No, 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 no.
ti stai dando ancora altri obiettivi, quindi non sei contento di dove Assolutamente, sei no, arrivato? mai. Ok. Cioè, sempre sono contento, ma non ci si può Non ci si può accontentare. fermare. No, no. Bisogna Ok. godere e guardare avanti. Sì, quindi perdonami, se dovessi chiudere questa puntata con te, sempre sulla logica del supereroe, cioè l'idea che esco di qui adesso e indosso il mio mantello, io lo vorrei rosso. Poi non mi interessa Mi qual è il piace il supereroe, ma mi rosso. piace il rosso. Io esco, mi metto il mio mantello e mi faccio il mio piano per il futuro, ma quello che scrivi anche qui molto è il fatto che il futuro lo costruiamo oggi, no? Assolutamente. Come hai detto tu prima, mi prendo adesso un po' di mesi, ma E questi decido cosa mesi. fare, e magari fare qualcosa di diverso, più bello, più grande o più rivolto verso un'altra cosa. Ok, e i tuoi All'inizio. clienti, quando li trovi nella condizione di dover decidere del futuro, cosa faranno? Non da grandi, ma dover decidere magari di situazioni che non riguardano solo loro. Il Lavoro suggerimento che dai? di essere fedeli al loro scopo, cioè al perché fanno quello che fanno, o alla ragione per la quale pensano di essere su questa terra. A me piacerebbe un giorno, quando non ci sarò più, se qualcuno si ricorderà di me, non che ho scritto dei bei libri, ho fatto dei bei corsi, ma che li ho aiutati a credere di poter fare qualcosa di più di quanto potessero fare. Cioè, di aprire quell'eventualità, forse il mio limite non è questo, è un altro. Forse si può essere felici davvero, forse posso davvero fare questa cosa. Ok, quindi in sintesi è quello che scrivi alla fine, scoprire ognuno, in ognuno di noi il supereroe che ha dentro, superare il limite e diventare quello che O se ti non prefiggi come superarlo, obiettivo. visto che è un pezzo importante del libro, fare pace con il limite e farlo diventare non più un limite, Ma una ma risorsa. una risorsa, una caratteristica. Danny DeVito, i giovani non sanno chi è, quel comico bassino Io me lo grassottello, ricordo chi è. cavolo, ha fatto del suo limite della statura un suo vantaggio, è Certo. simpatico solo perché, per il suo modo di fare. Quindi l'invito è a leggere Super You e anche gli altri, perché ne ha scritti altri quattro, quindi io ho nella mia memoria Prendi in mano la tua felicità oppure la vita come la vuoi. L'invito è seguitelo, lui è sia Grazie. sui cosiddetti. Ovunque. Il cosiddetto mondo social, come Claudio Belotti, io ti dico grazie È un onore, un e piacere, come alla sempre. prossima puntata, ma la puntata della vita, non la puntata davanti a una telecamera. Ci rivedremo presto. Grazie, Grazie Claudio, grazie. grazie. E adesso il prossimo ospite. E poi ci sono io.